Cari amici, buongiorno e ben ritrovati con l'incontro quotidiano con la parola. Come ogni mattina il Signore ha un messaggio per tutti noi. Il versetto di riferimento della nostra meditazione lo troviamo in Efesini, al capitolo 2, e versetto 19. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Per capire questo versetto dobbiamo capire un po' gli elementi. Si parla che non siamo più forestieri né ospiti, ma siamo diventati ora concittadini. Quindi c'è un passaggio da una situazione all'altra. Ma che cosa vuol dire nel contesto del capitolo 2 essere forestieri e ospiti? E la risposta la troviamo al versetto 12, dove dice Paolo: eravate in quel tempo senza Cristo, estranei della cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo. Quindi essere forestieri e ospiti vuol dire non essere parte della promessa che Dio ha fatto al popolo di Israele riguardante la salvezza e di essere rappresentanti di Dio su questa terra. Ma poi a un certo punto noi diventiamo anche noi concittadini. E questo avviene un po' come dice il versetto 13 e 14, ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. E infatti è la nostra pace, quello che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione. Cristo Gesù ha demolito il muro di separazione. Noi sappiamo che il popolo di Israele si considerava il popolo eletto, colui che aveva il diritto di ricevere i benefici della promessa. E consideravano tutti gli altri gentili, discriminavano i samaritani, gli altri popoli. Ma Cristo Gesù ha demolito questo muro di separazione e ha unito questi popoli sotto uno solo, facendo in modo che tutti noi possiamo diventare concittadini e santi e membri della famiglia di Dio. E questo è molto importante, questo abbattimento del muro ci rende partecipi della stessa famiglia di Dio, dove Dio è il Padre. E in questo momento un po' difficile che il mondo sta vivendo, dove tutti abbiamo riscoperto i valori della famiglia, dove ci sono state molte separazioni, i nonni con i nipoti, magari partner che non si possono vedere, zii, cugini, fratelli magari, che sono diventati separati, lontani. Ancora di più abbiamo riscoperto il valore di questa famiglia, di questa vicinanza, di queste connessioni umane che sono così importanti con tutti noi. Ma Dio per primo aveva capito questa importanza della famiglia, perché noi stessi, quando abbiamo commesso peccato nel giardino dell'Eden, come Adamo e Eva, c'è stata proprio una separazione del popolo con il suo creatore. E a Dio questo non ne andava bene, perché ha capito il valore di questa relazione. È un valore che vuole insegnare anche a noi oggi, dandoci la possibilità di riavvicinarsi a Lui e diventare ancora una volta membri della stessa famiglia. E l'elemento chiave di questo è stato proprio Cristo. Cristo che è venuto sulla terra a morire per noi e tramite il suo sangue noi diventiamo ancora parte della famiglia di Dio. E questo è un valore che non va perso, un valore che va coltivato, che va capito, che va riscoperto nella quotidianità di ogni giorno, di cosa vuol dire essere una famiglia unita col Signore, dove Dio è il nostro Padre amorevole che guarda verso di noi. E per fare questo dobbiamo cominciare a coltivare la nostra relazione con Dio. E oggi voglio invitare proprio questo, a riscoprire il valore della famiglia di Dio. Una famiglia che è stata separata dal peccato, ma che Dio vuole riunificare sotto le sue braccia. Un unico popolo unito nell'amore di Cristo. Pensiamo a questo oggi, come noi possiamo giornalmente riavvicinarsi nell'amore di Dio, basato su Cristo, nostro Salvatore. Che il Signore vi benedica, che il Signore ci guida in questi momenti difficili, che possiamo essere ancora tutti uniti nelle braccia di Dio.